è stato aperto alle 14 di oggi, mercoledì 16 gennaio, il sottopasso che unisce via dell'Albuccione a Guidonia con via Marcello Conversi a Borgo Santo Spirito. Le immagini dicono tutto: l'opera pubblica che bypassa la linea ferroviaria Roma-Vezzano ha aperto i battenti con il New Jersey in mezzo alla carreggiata. Un pericolo per chi in questo momento sta transitando, come ribadisce il presidente della cooperativa Minghi, Roberto Santini. Era stato proprio lui a ottobre scorso a segnalare alcune criticità dell'opera ormai ultimata ed è sempre lui adesso ad annunciare una denuncia al prefetto per l'apertura del sottovia, senza segnaletica, senza presenza di polizia locale e con il New Jersey in mezzo alla strada. Ma dopo tanto tempo che insomma ci sono stati questi lavori della ferrovia per questo sottovia, dopo le lamentele della pericolosità di quel sottovia, è intervenuto il Comune di Roma mettendo una rotatoria. Questa rotatoria, a nostro parere, oltre che è grande forse, e disturba quello che dovrebbe essere effettivamente il traffico della strada, è diventata ancora più pericolosa. Perché? Perché? Perché oggi c'è stata l'apertura del sottovia. Senza un vigile urbano, senza che punto in bianco gli operai hanno aperto la strada, c'è la gente del posto che si trova disorientata, all'interno del sottovia c'è ancora i lavori, quindi senza nessuna segnaletica la gente entra sottovia e si trova a metà di una carreggiata il sottovia bloccato con pericolo di incidente. Ma il pericolo di incidente è anche, secondo noi, la scarsa segnaletica che c'è stata fatta. Era una rotonda dove era camminabile, cioè non si poteva camminare sopra, è diventata una rotonda che è diventata un ostacolo per le persone che passano, che trafilano in quel posto, pericolosissima per le persone che riescono e si mettono all'interno del cavalcavia, della sottovia. Quindi, come abbiamo detto e ripetiamo, è veramente una tragedia annunciata. Contemporaneamente, è intenzione di questa cooperativa, quindi io come presidente fa una denuncia al prefetto perché questo è veramente un livello di pericolosità altissima. Da questa mattina non fanno altro che passare macchine contro mano e non c'è un vigile, pur essendo chiamato dai soci della cooperativa, nessun vigile è intervenuto per quello che è comunque la situazione del traffico. Quindi carenza di segnaletica, carenza su quello che è la viabilità della strada, perché le strade tutte piene di buca, con una pericolosità immensa.